Ho scelto Donacod perché secondo me è un'iniziativa che può aiutare le famiglie, non cambiando nessuno stile di vita, facendo ciò che tutti i giorni si fa, spendendo nei negozi convenzionati, riesce a avere a fine mese dei buoni che possono servire per aiutare noi famiglie, in quanto anch'io genitore, a poter far fare ai nostri figli ciò che gli piace fare, ma quasi a costo zero, in quanto grazie a un Donacod puoi riuscire a pagare una scuola di canto piuttosto che una scuola di musica o nel nostro caso l'asilo nido per i bimbi. Dal punto di vista imprenditoriale la vedo come un'iniziativa altrettanto valida. Sicuramente chi aderirà a tutto il circuito saprà che noi ci siamo. Riusciremo ad attirare magari qualche cliente in più che magari grazie al Donacod può scegliere l'uva fragola per ciò che riguarda anche le pizze da asporto. All'uva fragola raccogliere i buoni Donacod è semplicissimo. Abbiamo destinato delle percentuali in base a ciò che viene acquistato all'interno del nostro ristorante pizzeria. Il 5% che l'abbiamo destinato alla ristorazione e alla pizzeria consumata all'interno del nostro ristorante, abbiamo destinato un 7% alla pizzeria d'asporto e un 4% che è destinato alle bevande. Quindi, in qualsiasi modo, veniate all'interno del nostro ristorante, qualsiasi cosa scegliate di fare, è garantito che vi verranno assegnati dei Donacod. Il funzionamento è facilissimo, ci sono delle app da scaricare, sia per quanto riguarda il lato cliente, per così dire, che per quanto riguarda il lato merchant, che siamo in questo caso noi. La nostra app da scaricare si chiama Donacod POS. E noi abbiamo le app già scaricate su tutti i nostri dispositivi, quindi dal mio cellulare al palmarino che usiamo per prendere le ordinazioni fino ad arrivare anche al registratore di cassa. Quindi nel nostro registratore di cassa è molto semplice, basta aprire l'app giusta, appare la schermata iniziale, basta premere cassa e da questa schermata noi riusciamo già a gestire il tutto. Facciamo qualche esempio pratico. Se abbiamo venduto delle pizze da asporto, inseriamo un importo che può essere tipo 10 euro a pizza da asporto, aggiungiamo e va già tutto nel carrello. Se insieme alle pizze da asporto abbiamo bevande da asporto, facciamo 5 euro bevanda asporto e l'aggiungiamo al carrello. Fatto questo, andiamo a completare la procedura con emetti. A questo punto possiamo o usare il QR code oppure associare tramite il numero di telefono del cliente che in questo caso è venuto nel nostro ristorante. Facciamo associa tramite numero, inseriamo un numero, diamo l'ok e in questo momento il Donacod è già partito, viene associato al cliente, che se lo troverà nel proprio portafoglio. Non c'è niente di difficile in questa operazione. Una cosa che mi piace molto del Donacod è che nel cellulare del cliente che ha ricevuto il nostro Donacod apparirà il nostro logo. In più, noi sappiamo sempre esattamente dove vanno a finire questi soldi che le famiglie utilizzeranno. Un esempio pratico, gli ultimi Donacod da noi emessi sappiamo esattamente che cosa hanno fatto, a cosa sono serviti. Abbiamo un Donacod rilasciato da Uva Fragola che è servito a un qualche utente che lo ha speso per poter pagare coro cucù voci vivaci. Sono molto entusiasta dell'iniziativa. Con soli pochi giorni abbiamo già raggiunto dei buoni risultati. Abbiamo già qualche mamma che in meno di 2 settimane ha già raccolto quasi 10 euro, quindi insomma capirete che è una cosa veramente valida. È una cosa a cui veramente crediamo.